C'è un'inchiesta della procura di Ariano Irpino che farà piena luce sul macabro rinvenimento di ossa incustodite situate all'interno di tre loculi all'ingresso del luogo sacro, posti sotto sequestro dalla polizia municipale. Dopo la denuncia del consigliere comunale Giovanni Lavita e dell'ambientalista Anselmo Lamanna, che avevano tirato in ballo anche la chiesa in questa delicata vicenda, arriva puntuale la replica del vescovo Giovanni D'Alise. Sì, io ho sentito di ritrovamenti di ossa di non, diciamo, rispettoso servizio verso le ossa dei defunti, lo smaltimento, eccetera, eccetera. Io posso dire una sola cosa. Da questo la prima cosa che si capisce è che la Chiesa ha avuto proprio ragione da sempre a voler privilegiare quello che è il mettere sottoterra le persone, perché c'è un segno cristiano più forte ed è l'idea del dormire in attesa della risurrezione, e c'è la stima per il corpo. Il corpo ha partecipato alla vita di una persona. Quando noi diamo l'esegue, l'estremo saluto, noi benediciamo e incensiamo il corpo, perché quel corpo è stato consacrato dal battesimo ed è qui il rispetto assoluto che noi abbiamo per il corpo. Noi non ci opponiamo agli altri modi, per esempio di non solo l'inumazione, ma anche per esempio di ridurre a cenere e poi mettere, noi non ci opponiamo a questo, ma privilegiamo il dormire, il mettere nel camposanto, perché questo riesce a ancora di più a fare il ricordo del defunto, ma anche il presente, perché quel defunto ancora è nella storia di ogni giorno. Ora, queste cose che la cronaca ha messo in evidenza mi fanno molto soffrire, perché non si può dimenticare la sacralità del corpo, e non perché non c'è un parente e non perché non c'è chi va dunque presso la tomba, bisogna finire col il rispetto e l'essere attenti anche a questo. Per cui io vorrei chiedere lo vorrei chiedere all'amministrazione presente, quella anche passata, di chiarire bene le cose, di mettere un punto chiaro e fermo su queste accuse, molto chiaro, e aprire un discorso di rispetto verso tutti i defunti, verso tutte le tombe, e questo rispetto deve passare attraverso un aver capito l'importanza del corpo e quindi di tutta la storia di un individuo.